Tavolo blucerchiato, qui è Gilles di Corner Sandoriano. Allora ragazzi, video extra perché oggi lo devo veramente fare. Tempo di uscire da lavoro, neanche uscire di lavoro, che già avevo internet subissato di notifiche riguardo gli altri. Allora mi sono letto al volo quello che è successo, le accuse e le risposte. Io, sapete che sono una persona che di calcio parla molto da bar, molto schietto. Ma oggi voglio essere particolarmente pragmatico, non farò neanche una parolaccia verso Yatren, perché l'unico articolo che mi viene in mente per descrivere in questo momento è ridicolo. Yatren, tu hai dimostrato tutta la tua pochezza d'animo a livello umano, la tua scarsissima professionalità, perché se dopo le dichiarazioni, se fino a ieri eri ok, un talento nel calcio, ma sul pratico chissà, perché questa situazione non si smuove, non si hanno risposte, chi lo sa. Da oggi ti sei proprio seppellito da solo, cioè ti sei scavato la fossa da solo, perché hai dimostrato che tu in una squadra seria non sarai mai in grado di starci, e te lo meriti. A cosa serve andare a parlare male della tua vecchia squadra quando non ci sei già più dentro? Cioè, se andate a tirare in mezzo tutti meno il colpevole numero uno, quindi doppiamente fai un errore doppio, perché l'unico che avresti potuto tranquillamente tirare in mezzo, che nessuno ti avrebbe detto niente, anzi almeno avresti avuto la nostra stima, era Ferrero. Se tu avessi insultato Ferrero saresti diventato il nostro idolo, invece no, hai insultato tutti, e neanche insultato, hai attaccato verbalmente la società dicendo che ti sei sentito escluso, che non ti hanno pagato, che stavi tutto il giorno in hotel e non ti facevano giocare. Non ti facevano giocare e stavi tutto il giorno in hotel, ma magari se tu ti fossi allenato non volevano farti allenare con loro. Allenati per conto tuo, dimostra quello che vali, visto che sembri un fenomeno, dimostralo, perché l'allenamento a quanto pare nessuno ti ha mai visto fare chissà cosa. Quindi o non ci avevi voglia o volevi giocare subito alla Juventus, cosa che secondo me è più probabile. Ti vedrei molto bene in mezzo a una squadra dove ci sono elementi alla Bonucci molto arroganti, con questa presunzione proprio della personalità. Ti ci vedrei molto bene, sono proprio curioso di vederti in azione quando giocherai in Serie A, che ci saranno i contrasti seri. Quante volte ti vedremo per terra a fare simulazioni, perché secondo me ti ho già capito, non ti ho mai visto giocare, ma ti ho già capito, ho già capito come sei. Poi se ti tira in mezzo Candreva, che hai avuto una lite con lui anche se rispetti la sua carriera, allora stai zitto, hai 19 anni, 20, quanti ne hai? Sei un ragazzino, oh, ma com'è che io ho 27 anni, sono 9 anni che lavoro e non ho mai discusso con uno più grande di me? Com'è possibile questa cosa? Forse perché guadagno 1.100-1.200 euro al mese e tu ne guadagni 10-20 volte tante facendo un ragazzino, giocando a calcio. Ma svegliati, ma dove credi di essere? E questa è la parte divertente, che quando tu ti renderai conto di ciò che hai detto, di ciò che hai fatto, di ciò che sei stato, ti renderai conto di essere stato ridicolo, un bambino, e vedrai che queste cose le pagherai nella carriera, perché puoi anche avere un grandissimo talento, ma se non ci sei con la testa, non ci sei. E l'hanno dimostrato calciatori come Cassano, come Balotelli. E voglio dire, concretamente, oggi devi avere tutto, piedi e testa, ragazzo, perché se poi vai a dire io la so, non mi sono trovato bene, per boh, ti stai scavando una fossa da solo. Perché poi la società cosa fa? Logicamente risponde, non è che la Sam se ne frega, risponde prendendo le parti, logicamente. Adesso poi magari tutto quello che ha detto Yatren è vero e l'hanno trattato male, l'hanno insultato fin da subito, però Yatren è arrivato, poi dopo 2 settimane sembrava un po' in carne, dopo un mese sembrava un boiler dell'immondizia, abbi pazienza, ma non penso che siano stati i dirigenti da Sampdoria a ingozzarti di focaccia ligure col pesto. Faccio un esempio, magari avresti dovuto mettere un pizzico di tuo. Poi, bellissimo, ho deciso di andare in Olanda e il giorno dopo che ho preso questa decisione il mister D'Aversa mi ha chiamato dicendo che mi avrebbe fatto giocare titolare, ma io sono rimasto della mia idea. Cioè, allora, fai il bambino, ti arrabbi perché vuoi una cosa, te la danno e poi tu dici di no di nuovo. Cioè, allora, vedi, non ti interessa. Cioè, dimostri anche la tua ipocrisia. Per carità, almeno sei stato con un minimo di coerenza col tuo pensiero di prima l'hai avuto. Ma comunque sbagliato. Quindi vedi,
poi vai a parlare male di D'Aversa perché D'Aversa era anche sapeva che fossi mancino, e quindi chi se ne frega, chi se ne frega, abbiamo già il nostro mancino che è Gabbiadini, che vale mille volte te, magari Gabbiadini non avrà i tuoi piedi, ma non mi interessa, Gabbiadini è sempre stato al suo posto, in fondo alla fila quando è il momento, e il primo della fila quando è il momento, perché in questo periodo si sta guadagnando la stima di tutti. Quindi, dalla mia, Jatteren, se prima avevi poca considerazione da parte mia, adesso proprio zero. Noi di Corner Sampdoriano ti useremo come base per tantissimi meme, cercheremo di sfottarti il più possibile in maniera più che ironica e ovviamente politicamente scorretta, ma sappi che ti sei guadagnato niente, non ti sei guadagnato niente. Il contrario della stima e del rispetto da parte di tutti i tifosi più cerchiati. Ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube perché secondo me sta cosa andrà avanti. Quindi rimaniamo sintonizzati. Ciao, popolo blu cerchiato!